Ciao, io sono Taika e questo è Chiacchiere Letterarie. Il libro di cui voglio parlare oggi fa parte della selezione dei 24 libri scelti dall'AIE per la Giornata Internazionale del Libro. L'AIE è l'Associazione Italiana Editori. In particolare parliamo della Formula del professore di Yoko Ogawa. Come potete intuire dal titolo, questo romanzo parla di un professore in particolare di matematica che a causa di un incidente ha la memoria di solo 80 minuti. La storia ci viene narrata dalla sua collaboratrice domestica. E il romanzo si incentra sul rapporto tra il professore, appunto la sua collaboratrice, e il figlio di quest'ultima, che il professore chiama Ruto, per la forma della sua testa. E il professore è una persona molto particolare e questo lo porta ad avere molti problemi a relazionarsi con le persone. Si veste in modo molto particolare, in genere ha sempre gli stessi vestiti, ma la cosa che lo caratterizza di più è che questo il vestito che utilizza di solito è pieno di post-it, in quanto proprio perché sa di avere la memoria di 80 minuti, il post-it principale infatti alla scritta "hai la memoria di 80 minuti", tiene questi post-it per potersi ricordare delle cose, delle persone. Il romanzo quindi è incentrato tra il rapporto tra questi tre personaggi, ed è un rapporto che diventerà via via, grazie anche alla matematica, sempre più stretto e sempre più bello. Un legame molto forte di amicizia, in particolare che lega il professore con Ruto. Il professore infatti è una persona che ama molto i bambini e per questo motivo, quando scopre che la sua collaboratrice ha un bambino che lascia a casa da solo per venire a curarsi di lui, le chiede di portarlo insieme a lei, o meglio, lo obbliga, tanto che in uno di questi post-it fa la figura della sua collaboratrice insieme ad un bambino, in modo tale che il giorno dopo, quando lei si sarebbe presentata a casa sua, lui si sarebbe ricordato che insieme a lei ci sarebbe dovuto essere anche un bambino. Il professore combatte lo stress di questa malattia grazie alla matematica, sia affrontando i problemi matematici che vengono posti su alcune riviste, che però lui trova non così tanto esaltanti, in quanto le persone che propongono questi quesiti comunque la risposta la sanno già, quindi lui in realtà non sta scoprendo niente di nuovo, sta semplicemente facendo un'operazione, un compito che qualcun altro prima di lui ha già fatto. Inoltre, quando si relaziona con le persone, le prime domande che fa riguardano sempre i numeri. Invece di chiedere, per esempio, come ti chiami, andrà a chiedere qual è il tuo numero di scarpe, quando sei nata e così via. Stesse domande che pone, tra l'altro, tutte le volte che incontra una persona, perché ovviamente non si può ricordare che l'ha già incontrata prima. Oltre alla matematica, in questo romanzo incontreremo anche il baseball, che sarà un argomento che legherà ancora di più Ruto e il professore, in quanto entrambi hanno la passione per questo sport. Ruto lo pratica anche e gli piace guardarlo, il professore invece ha una passione più numerica. Anche il suo giocatore preferito, Enatsu, è il suo giocatore preferito in quanto ha un numero di maglia particolare e in quanto i suoi numeri di gioco, quindi i metri, il lancio più lungo e cose simili, sono dei numeri che al professore piacciono molto. Questo è uno, avrei detto che è uno tra i romanzi più belli letti non solo della collana di Io leggo perché, ma in generale di quest'anno, ma l'avrei detto sino alle ultime 10 pagine, diciamo. Infatti sono del parere che questo libro sia finito in maniera decisamente troppo veloce. Alcune cose non le avrei proprio capite se non avessi avuto la possibilità di confrontarmi con Yelenia, in quanto anche lei ha letto questo libro. È troppo veloce, troppo confusionario, tanto che anche tutte le cose belle, le cose particolari che si sono scoperte a un certo punto del libro non vengono spiegate, vengono lasciate soltanto
vengono lasciate in maniera superficiale, mentre invece magari sarebbe stato molto più interessante approfondirle e magari andare anche a scoprire il rapporto che legava il professore e la nuora. Nonostante però questa superficialità finale che me l'ha fatto rivalutare in negativo, credo che in questo romanzo ci sia uno tra i personaggi che più mi sono piaciuti nell'ambito letterario. Il professore infatti è descritto come, cioè per come viene descritto, è veramente una bellissima persona, sia per l'affetto che ha nei confronti dei bambini, dei quali si preoccupa sempre in ogni caso, tanto che appunto non ha voluto che la sua collaboratrice domestica lo lasciasse a casa da solo, Ruto lo aiuta nei compiti di matematica, ma veramente ha un sacco di premure anche per i bambini, per esempio, che incontra per strada e via dicendo. Iniziando questo romanzo, penso che, o meglio, arrivata a metà del romanzo, avrei consigliato questo libro veramente a un sacco di persone, praticamente a tutti quelli a cui piacciono le storie in generale, i romanzi, i rapporti di amicizia e così via. Arrivando alla fine però mi rendo conto che se su questo romanzo ci si basa solo ed esclusivamente sulla storia raccontata, non si ha una buona opinione del romanzo. Per quanto sia ben scritto, ripeto, per quanto ci siano dei bei personaggi, la trama è lasciata veramente in maniera troppo superficiale e troppo confusionaria. Mentre invece, se la passione che si ha è quella per la matematica, questo romanzo può essere veramente una buona scelta, in quanto ci sono molti particolari e molte curiosità che possono renderla una lettura molto piacevole. Ho cercato di fare questa recensione senza spoiler, in modo tale che potesse essere vista anche da chi ancora non ha letto il libro. Mi piacerebbe però più avanti fare anche altre recensioni con spoiler, in modo tale da poter parlare e confrontarmi anche con le persone che hanno letto il libro, in quanto, così come è successo per questo, che ho avuto bisogno di confrontarmi con qualcun altro per riuscire a capire la trama in maniera completa, mi succede spesso anche con altri libri. E inoltre mi piace comunque molto parlare con altre persone dei libri che ho letto. Spero che questo video vi sia piaciuto, un saluto e buone letture!